Ciao ragazzi, siamo sempre qua all'IFA di Berlino. Mi sono fermato un attimo davanti a questi Gear Fit 2 perché sono davvero belli. Guardate che bello, qua ci sono delle specifiche tecniche che potete vedere. Sono i P68, quindi vanno sotto l'acqua. Ho scoperto che i cellulari qua della Samsung all'IFA sono tutti connessi a internet, quindi praticamente sono riuscito a scaricare delle watch face. Questa watch face che vedete adesso l'ho scaricata io, vi dà l'indicazione della batteria, quanti passi avete fatto, il battito cardiaco, perché ha anche il sensore di battito cardiaco. Ve lo giro, ve lo faccio vedere da dietro. Il display è un AMOLED. C'è la possibilità di ricevere anche le notifiche WhatsApp, come di consueto ormai su quasi tutti gli smartwatch, non c'è la possibilità di rispondere, ma ci sono davvero 200 milioni di possibilità. Ad esempio, se andate nelle impostazioni, c'è la possibilità di fare praticamente qualsiasi cosa. Ad esempio, vedete, c'è la possibilità di vedere quanti la corsa, le calorie bruciate, con una sorta di timeline molto carina. Poi se andiamo indietro, non mi ricordo come si fa a entrare nelle impostazioni. Ah, ecco, col tastino sotto, che ci sono due tasti a fianco. Beh, ecco, adesso sono uscito un'altra volta. La memoria interna è 4 giga, quindi potete mettere anche fino a 400 canzoni, dice Samsung. Vedete, queste sono tutte le varie funzioni all'interno, davvero molto belle. E poi soprattutto il comparto delle app, che è sempre in crescita, perché si possono scaricare davvero 200 milioni di cose. Intanto vado un attimo indietro e vi faccio vedere una sorta di vlog, eccetera. Si sono fermati per farmi passare, per farmi riprendere. Vedete, questo è lo stand di Samsung riguardo ai Gear Fit. Sono questi, facciamo un po' di zoom con la videocamera. Il Gear Fit 2 e quant'altro, davvero molto bello. Lì c'è il Note 7, accanto a ogni Gear Fit ci sono i Note, perché vi hanno la possibilità di scaricare watch face, tutto ripeto, il comparto delle applicazioni che va a seguire. Breve 360 gradi e poi riprendiamo, andiamo avanti, andiamo a vedere altre cose. Chissà se quella ragazza là ha finito di fare la foto, andiamo a vedere. Vedete, praticamente vi fanno la foto con il Samsung, vedete? C'è praticamente questo braccio meccanico che disegna sul telefono, sul Note 7, e vi fa la foto lì.